Ci mettiamo tutti a cerchio compatto, andiamo, abbracciamoci tutti, facciamo vedere al mondo che la normalità è qui tra noi, abbracciamoci tutti. Fate vedere la normalità, abbracciamoci tutti, facciamo vedere al mondo che la normalità è qua ed è ancora viva. Ciao, io sono Gaetano Rotondo, sono un libero cittadino e abbiamo deciso di unirci a questo grande evento mondiale, che siamo qui riuniti per la democrazia e libertà e i diritti umani soprattutto che ci hanno tolto in questo anno qui, e quindi ci riuniamo appunto per questo, in questi eventi mondiali, per far capire alle persone che la normalità esiste ancora. Quale sarebbe la normalità? La normalità è di vivere, senza mascherina, respirare l'aria pulita ed essere liberi di... E siamo qui riuniti appunto per far capire alle persone che la normalità esiste ancora, e la normalità è vivere così, senza restrizioni e senza un qualcosa che ti possa togliere l'emozione dal viso, perché è l'emozione che porterà a far capire a tutte le persone che la normalità esiste ancora. E noi siamo qui, siamo liberi cittadini, e siamo qui appunto per questo, per far capire alle persone che la normalità esiste ancora. Sei consapevole che siamo in zona rossa? Questo impedisce l'assembramento delle persone? Ma in realtà su questo, se le persone ripassassero bene la Costituzione, si capirebbe che tutto quello che hanno portato, tipo i DPCM, sono completamente illegittimi e incostituzionali. Questo non lo dico io, lo dice la Costituzione, lo dicono anche gli avvocati. Quindi noi, anche se ci sono dei DPCM, che i DPCM fanno parte comunque della gerarchia delle leggi in Italia, che è Costituzione, leggi e DPCM. DPCM possono prendere il posto della Costituzione solo ed esclusivamente in emergenza sanitaria e di guerra. In questo momento in Italia si vede chiaramente che non c'è nulla di tutto questo. Quindi noi, in base alla Costituzione, che facciamo obbedienza alla Costituzione, siamo liberi di andare su tutto il territorio nazionale senza essere obbligati a delle restrizioni fasulle. Cioè, quindi tu pensi che le restrizioni in definitiva non aiutano? No, anche perché comunque hanno chiuso tutto. Io non nego il virus, però dico anche che hanno chiuso tutto e i contagi, tra virgolette, sono comunque aumentati. Quindi questo non è il modo adatto per contenere una restrizione. E non sono io comunque a dirlo, perché ribadisco, io sono un cuoco, ma mi attengo a voci di esperti. Grazie mille.